Che ne pensi di Demon Slayer? Bah, che è la solita mediocrata del cazzo, in sostanza, ragazzi. Cioè, anche qua, cosa volete che vi dica? Ho visto i primi episodi, ci ho visto ogni fotogramma era uno stereotipo, che si è visto mille volte nell'animazione giapponese, vabbè. Per chi non ha mai visto un anime battle, ovviamente Demon Slayer sembra qualcosa di mai visto prima, perché non ha mai visto prima nient'altro. Chi come me si è rotto un po' le balle degli anime battle lo troverà come le solite robe. Prova ad andare avanti, se diventa bello dovrà diventare bello prima. Io so già cosa troverò da Demon Slayer, cioè è quello, non è che si allontana molto. Impossibile che si allontani molto, ragazzi, perché ha fatto così tanto successo che ovviamente ricalca i classici. Invece l'hai visto My Hero Academia? No. Anche lì, ragazzi, io gli anime battle mi hanno rotto il cazzo. Quindi My Hero Academia, Seven Deadly Sins, Demon Slayer, Jujutsu Kaisen, probabilmente quello che arriverà a breve, Chainsaw Man, probabilmente anche Kaiju 8, che arriverà a marzo come manga qui in Italia, non sono robe per me. Non è quello che vorrei io. Perché, per esempio, mi sono appassionato all'Attacco dei Giganti? Perché sin da subito è qualcosa di un po' diverso. Riesce a prendere degli stilemi molto classici degli anime battle, protagonista che ha un grande trauma che lo spinge a ricercare una vendetta personale che lo porterà a crescere, e questa è una cosa che c'è dappertutto, Demon Slayer, per esempio, ma in una maniera diversa. Innanzitutto, i battle che ci sono non sono gli scontri soliti, per niente. Persone che vanno contro i giganti è totalmente diverso. E poi, fin da subito, comunque c'è quell'elemento di mistero molto più interessante, ma molto più interessante di quello, per esempio, che c'è in Demon Slayer. Cioè, Demon Slayer perché non mi ha fatto andare avanti? Perché è un'altra volta, ci sono i demoni e al protagonista ammazzano la famiglia. Lui è la più merda di tutti, ma grazie al potere dell'amicizia riesce a diventare bravo. E che cazzo, basta. Eren invece dall'inizio è già un po' diverso. Posto che se l'Attacco dei Giganti fosse rimasto come la prima stagione, l'avrei abbandonato. La cosa bella dell'Attacco dei Giganti è che parte bene, ma poi si evolve. Io ho visto tutti i primi episodi di Demon Slayer fino a quando il tizio del protagonista Tanjiro, che puttana Eva smetterà di piangere, diventa ufficialmente un ammazzademoni o come si chiama. Non me ne fregava più un cazzo di niente di quello che accadeva. Non mi interessava sapere se la sorella si sarebbe salvata, non mi interessava sapere se lui avrebbe avuto la sua vendetta, non mi interessava nemmeno sapere come fossero nati i demoni. Ma proprio per un cazzo, cioè, l'interesse era pari a zero. A zero, infatti non l'ho proseguito. Poi, ragazzi, sto parlando di gusto personale, ovviamente. Quello che io cerco in un'opera non è quello che mi dà Demon Slayer. Così come non è quello che mi dà My Hero Academia, che, vi giuro, ragazzi, ho beccato tre episodi, a caso, anche slegati tra loro, a campione, quando li davano su Italia 2, e, ragazzi, era letteralmente Naruto, con le skin diverse dei personaggi, letteralmente. Quindi ho detto, ah, vabbè, roba già letta, e quindi ho skippato. Cioè, fanno tutti questi di Demon Slayer, fanno parte di quel macro insieme dei classici anime battle che devono mandare a nastro per prendere sempre la nuova generazione. Poi, vabbè, è l'opinione anche, ragazzi, di un quasi 32enne che, come vi dice, non è molto più avvezzo agli anime battle. Sì, la mia è proprio esperienza, cioè è Mattia che vi dice questa cosa. Ed è valida per Mattia, non deve essere per forza valida per voi, ragazzi. Anzi, vogliamo parlare anche di cose positive di Demon Slayer. Demon Slayer sta aiutando il cinema in Giappone. Sta aiutando gli incassi cinematografici giapponesi a rimanere alti. È stato il film più visto quando è uscito il film, per dire, eh. Quindi, ci sono comunque degli aspetti positivi anche nei prodotti di maggior consumo, ragazzi. Così come qua da noi No Way Home, il film che ha incassato di più del 2021, nonostante la pandemia, ha fatto più soldi di molte film del 2019 senza pandemia. Quindi ci sono sempre delle cose positive. Per quanto riguarda la narrativa, per me Demon Slayer e robe così non hanno più attrattiva, ma letteralmente, non, a meno che non sia qualcosa di davvero nuovo, eccetera, io non è roba per me. Cioè, preferisco buttarmi in altre cose che mi interessano.